Bene, facciamo un salto adesso di 1100 anni, andiamo nell'età di mezzo, come il Signore degli Anelli. E parliamo di San Francesco d'Assisi. Ne parlerò in termini sull'argomento che trattai ieri di San Serafino di Sarov, cioè la gioia spirituale che Francesco chiama perfetta letizia. Quindi è chiaro che non si può dire tutto di San Francesco in una meditazione. La perfetta letizia di San Francesco. Divo Varsotti accomuna questi due santi, Serafino e Francesco, uno oriente e uno occidente, come le immagini più vive della gioia spirituale. E la gioia è un tema importante, quindi ne trattiamo. Prima di parlare della gioia di Francesco, cioè della perfetta letizia, parto dalla sua vocazione, quindi divido l'intervento in due parti, la perfetta letizia e la sua vocazione. La vocazione di Francesco nasce non con una caduta da cavallo, ma quando il Signore gli concesse di fare penitenza. Leggo il famoso passo del bacio del lebbroso. Il Signore concesse a me, frate Francesco, nel testamento questo, di incominciare a far penitenza, perché essendo io nei peccati, mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi. Il Signore stesso mi condusse tra loro e usai misericordia. E allontanandomi da essi, ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza di anima e di corpo, e poi stetti un poco e uscii dal mondo. E dopo che il Signore mi donò dei fratelli, nessuno mi mostrava che cosa dovessi fare, ma lo stesso Altissimo mi rivelò che dovevo vivere secondo la forma del Santo Vangelo. L'esperienza del bacio al lebbroso è dunque per San Francesco il punto di svolta. C'è un'esperienza, decide di vincersi la ritrosia che aveva perché viveva nei peccati, lo dice, siccome vivevo nei peccati i lebbrosi non mi piacevano. Quando decisi il Signore mi condusse da loro, baciai i lebbrosi, poi stetti un poco, poi uscii dal mondo. Cioè, in altri termini, riconosce in questo passaggio la sua vocazione perché tutto quello che era amaro, dice questa parola, si mutò in dolcezza. E qui il primato è di Dio, colpisce in questo passo, Dio mi concesse, Dio mi condusse, è il Signore che lo porta, quindi è una vocazione, non è che Francesco decide così, non sa cosa fare, va dai lebbrosi. Dio lo conduce e dopo il bacio, dopo l'abbraccio, rivede tutto alla luce di Dio, cioè rivede il suo passato, prima era nei peccati. E il passato prossimo, il passato appena vissuto, quello di formare i fratelli, non sapevo cosa fare, Dio mi disse che dovevo vivere secondo il Santo Vangelo. Cioè, in altri termini, alla luce di Dio, vede tutto il suo passato e vede le cose, si può dire, con occhi nuovi, con amore. Quindi tu ti doni a Dio. Quello che è amaro si trasforma in dolce, ma Dio non ti dice poi che cosa succederà. È bello perché dice, dopo che baciai il lebbroso non sapevo cosa fare, dice, adesso cosa faccio? E Dio stesso mi diede dei fratelli. Francesco non aveva idea di fondare i francescani, era lì. Adesso il padre Barsotti, che ha scritto un libro, San Francesco, preghiera del Dio vivente, commenta, tu ti sei dato senza condizioni e senza riserve, questo è vero anche per noi, no? Quando siete venuti qui. Perché anche le condizioni che tu avresti voluto porre non le potevi porre a Dio, il quale non ti avrebbe risposto. Se tu entri e non sai, tu entri e ti rimetti a un'altra volontà, la quale però non ti anticipa nulla. Così Francesco non sapeva dove il bacio del lebbroso lo avrebbe portato, ma compiva un atto in cui finalmente donava tutto senza difese.
Cioè, ci vuole un atto in cui uno si spossessa, va bene? Qui per lui è questo gesto del lebbroso, ma da quel momento non si possiede più. Dio lo conduce lì, è un atto in cui si rimane poi senza difese. Guardate che questo succede anche a noi nella vita religiosa, eh? Quando entriamo non abbiamo nessuna difesa, fai di me quello che vuoi. Poi uno non sa se nel monastero diventerà infermiera, priora o chi lo sa, nella vita religiosa non si sa niente. A volte certi monaci si fanno monaci e finiscono papi. Gregorio VII certamente non immaginava, Gregorio Magno non faceva altro che dire come era bello il monastero, mi hanno fatto papa. Beh, non lo sapeva lui. Cioè, in altri termini, non ci si difende. Il problema è quando ci si può, dopo 20 anni ci si vuole riprendere. Cioè, io sono qui, vivo qui. Non ho nessuna idea di andare altrove, però non ho più quella libertà, quella totale carta bianca che avevo dato a Dio a suo tempo. Quindi, se mi accorgo di questo, mi devo ridonare immediatamente al Signore come il primo giorno. Il padre Barsotti citava sempre il caso di quella suora carmelitana, non siete voi, carmelitana, che era stata passata dalla, non so, guardaroba alla ruota, anzi era la ruota, e poi fu passata al guardaroba e perse la fede. Allora il padre Barsotti andò in una crisi pazzesca e perse la fede. Allora Barsotti dice, aveva fede nella ruota allora, perché se gli togli la ruota e perde la fede. Qui ognuno deve essere pronto a tutto, prima sei alla ruota, poi sei superiore, poi ti fanno, che ne so, l'ultima, pela patate, eccetera, uguale, uguale. Se sei legata alla funzione che fai, torna allora al lebbroso, va a baciare tutti i lebbrosi che incontri per strada, cioè ritorna a quella donazione libera, assoluta, gratuita di una che non sa cosa fare. E si consegna a Dio attraverso i superiori, diciamo. Quindi è questa fedeltà alla conversione iniziale. Trovai un bel passo di un certo eremita Laurentius del Medioevo, il quale scrive: Mi fu detto, tutto deve essere accolto e divinizzato nel silenzio. Allora compresi che tutta la mia vita sarebbe trascorsa nel rendermi conto di quello che mi era accaduto. E questo ricordo mi riempiva di silenzio. Questo monaco dice, tutta la mia vita, io ho ricevuto la vocazione, il Signore mi ha chiamato qui, tutta la mia vita sarebbe trascorsa nel ricordo di quel momento. Bello, no, questo fatto. Poi quello che faccio, questa famosa santa indifferenza, non conta. Il momento in cui Dio mi ha tolto dal mondo e mi ha dato se stesso nella promessa sponsale. Noi abbiamo una preghiera che diciamo tutti i giorni dopo la messa, scritta proprio da Divo Barsotti, in cui si dice, diciamo a Dio dopo la comunione, compi tu l'opera tua in noi. Compi in noi l'opera tua, compi tu l'opera tua, cioè noi siamo qua, andiamo avanti giorno per giorno e compi tu l'opera tua, quella che è. Però dopo se l'opera sua è quella, appunto, che uno riceve un compito che non gli piace, non deve dire no, ma questa non è l'opera di tua, e invece sì, è l'opera tua, l'opera di Dio. La tentazione di cambiare strada, e a volte ce l'abbiamo, no? Avete presente quel famoso padre del deserto che aveva la tentazione di andare via dalla grotta, no? Allora un bel giorno dice basta, me ne vado. E si piega per terra per allacciarsi i sandali per andare via. E vede che la sua ombra, stagliata nella parete dietro, rimane dritta. È strano, lui è piegato, l'ombra sta dritta. Allora qui c'è qualcosa che non funziona. Allora si tira su e l'ombra si piega. Dicevo, chi è questo? Si riabbassa di nuovo e l'ombra si tira su. Allora dice, chi sei? E dice, sono il demonio. Ah, come ti chiami? Io sono la tua tentazione. E cosa fai? Mi allaccio i sandali. Perché? E vengo via con te.
Cioè, in altri termini, la tentazione, cioè il demonio, anche se allacciava i sandali anche lui. Ovunque tu vai, vengo con te. Allora il monaco capì che doveva star lì, era una tentazione, no? Quella di andare via. Cioè, in altri termini, cito questo importante momento di San Francesco perché ogni cosa amara, scrive, gli diventa dolce nel ricordo di questa chiamata. Tutto l'amaro successivo diventa dolce. Il problema è che senza di lui anche le cose dolci diventano amare. Questo è il punto. Tant'è che Sartre scrive questo famoso romanzo, La noia, no? Bel titolo, La noia. Leggetelo, se volete angosciarvi un po', leggete Sartre, il romanzo La noia, e dice che questa vita non ha senso, è tutta una mancanza di senso. Viviamo solo per morire, insomma, l'uomo è un pacco postale che viene consegnato dall'ostetrica al becchino. Beh, non è mica tanto a lei, il pacco postale che l'ostetrica consegna al becchino. Mamma mia, che roba, questa è la nostra vita. No, non leggete Sartre, poveretto, ma. Però, ecco, uno che vive così, tutte le cose belle, che pur ci sono, diventano amare, non hanno senso. Invece in Cristo, al contrario, tutto quello che è amaro, compreso il lebbroso, che non ci piace, però diventa dolce. Bene, detto questo, la vocazione di San Francesco, veniamo adesso al punto d'arrivo della spiritualità di San Francesco. Qui Don Divo Barsotti, che ha scritto tre libri su San Francesco, dice che il punto d'arrivo di San Francesco non è Madonna povertà, come tanti francescani sottolineano. Se leggete le fonti francescane, 100.000 volte Francesco parla della povertà, Madonna povertà, l'anima che sposa Madonna povertà. Ma, dice Don Divo Barsotti, non è questo il suo apice. Il suo apice è la dottrina della perfetta letizia. Che cos'è la perfetta letizia? Innanzitutto nasce questa letizia da un basso sentire di sé, cioè dall'umiltà, dalla percezione precisa che Dio è santo e noi siamo peccato. In Francesco questo, ripetuto continuamente, scrive: ogni bene viene da Dio, a noi non appartengono se non vizi o peccati. Nella vita di Celano, quando esaltavano San Francesco, c'è il santo, è arrivato. Scrive Celano, quando spesso era da tutti esaltato, sentendosi ferito come da un acerbo dolore, controbilanciava e scacciava l'onore degli uomini, incaricando qualcuno a maltrattarlo. Chiamava per lo più qualche confratello, gli diceva: ti scongiuro per obbedienza di coprirmi di ingiurie e senza riguardo e dire la verità contro la falsità di quelli che mi elogiano. Questo povero fratello, ci si immagini quanto volentieri, cominciava a chiamarlo villano, mercenario, buono a nulla. E lui, sorridendo e applaudendo, diceva: ti benedica il Signore perché dici cose verissime, i quali convengono al figlio di Pietro di Bernardone. Non era l'unico San Francesco. Il cardinal Bossuet, che era un grandissimo predicatore del Seicento in Francia, aveva le chiese strapiene, aveva incaricato uno in sacrestia di dargli delle bastonate, sto poveraccio, non tutte le volte, però c'era uno con un bastone. Quando finiva la messa andava in sacrestia, se lui aveva avuto dei moti di vanità, di questo qui gli doveva dare delle bastonate. Ma i santi sono strani, cosa ne dite voi? Un pochino, sì. Mi domando Savonarola cosa pensava. Sapete, Savonarola a Firenze, quando predicava, c'era talmente tanta gente che stavano anche fuori dal Duomo. È ben grande il Duomo, è enorme. E c'erano, si calcola, circa 14.000 persone a ogni messa del Savonarola per ascoltare la sua parola, senza microfono poi, cosa capivano fuori, ma dopo l'ho capito. Sapete come facevano a sentire da fuori così che diceva Savonarola senza microfono? Se lo ripetevano fila per fila,
Cioè lui parlava per slogan, quindi non così come sto facendo io, diceva delle frasi e queste a onda andavano indietro, ha detto così. A volte mi domando cosa arrivava poi all'ultimo, perché sa, a volte ripete, uno ha capito male. Comunque sta di fatto che per appunto evitare la vanagloria, San Francesco, per tenere questa bassezza, esigeva appunto che si dicesse la verità su di lui. L'umiltà da soli è impossibile, diceva il Molinier, per essere umili bisogna essere in due. Ma non un altro che ti dica parolacce, l'altro è Gesù, è Gesù. Cioè, da solo io mi dico sono umile, sono umile, sono umile, ma ci credo fino a un certo punto, diciamo. Quindi, infatti Molinier diceva saremo umili veramente solo in paradiso, perché la vanagloria, l'orgoglio è sempre radicato in noi, no? Quindi io guardo Gesù, vedo il suo sacrificio in croce, chi sono io nei suoi confronti? Cioè, guardando lui, relativizzo la mia presunta grandezza, perché di fronte all'opera del Cristo, sì, cosa faccio io? Anche se avessi fatto chissà cosa, è un nulla. Però qui in terra c'è sempre questa vanità. Quando finalmente lo vedrò in paradiso, se ci andrò, non avrò più un ricordo su di me, capite? Allora sarò veramente umile. Ma questo è vero, bisogna essere in due, cioè bisogna che tu guardi un altro, perché da solo non ci riesci. Per questo Francesco d'Assisi diceva, scrive qui sempre le fonti francescane, e quando inviava i frati, dice andate due a due con umiltà e modestia, osservando il silenzio del mattino, eccetera. Pur essendo in cammino, il vostro comportamento sia umile e dignitoso, come se foste in un romitorio, in una cella. Perché dovunque siamo e andiamo, noi abbiamo sempre la cella con noi. Frate corpo è la nostra cella, e l'anima è l'eremita che vi abita, per pregare il Signore e meditare con Lui. Se l'anima non è in tranquillità nella sua celletta, di ben poco giovamento è quella fabbricata con le mani. Cioè, diceva, anche se tu vai fuori, predichi, eccetera, tu sei un corpo che porta dentro la presenza del Cristo, quindi devi stare sempre con Lui nella cella interiore. Allora si rimane umile. Quindi questo riferimento continuo e assoluto di Francesco fa di lui un uomo immerso nella divina presenza. Se vivi alla divina presenza, se sei sempre in questa cella, non puoi non sentirti amato, amato dal Signore. Non dico sentire in modo sensibile, questo lasciamolo a Gesù, a Cristo. Ogni tanto uno lo sente, molte volte non lo sente, ma qui non è un sentire sensibile, è un sentire spirituale, interiore, no? Ebbene, noi forse, o meglio il cristiano al tempo di Francesco, aveva un po' perduto la meraviglia di questo sentirsi amati. Il sentirsi amato è un trasalimento dell'essere. Io sono amato da Cristo, diceva Divo Barsotti, è molto più difficile credere nell'amore di Dio per noi che amare Dio. Perché io quando dico amo il Signore, sì, vabbè, tante volte lo dico, ma chissà che frasi sono. Ma credere che Dio ami me, che sono peccatore, faccio dei peccati in continuazione, a volte ci credo fino a un certo punto, perché non lo merito, capite questo amore? Allora credere all'amore è l'opera più grande, ma se credo all'amore, ecco che l'anima trasale e di qui ne viene come dire, la gioia spirituale. Scrive il Celano, dal momento della conversione, il lebbroso, fino alla morte, Francesco fu molto duro con il suo corpo, ma il suo più alto e appassionato impegno fu quello di possedere e conservare la gioia spirituale. Affermava: se il servo di Dio si preoccupa di conservare abitualmente la gioia spirituale, interiore ed esteriore, che sgorga dal cuore puro, in nulla gli possono nuocere i demoni.
Siete contenti? Volete scacciare il demonio? Dato che questo servo di Dio, i quali diranno demoni, dato che questo servo di Dio si mantiene lieto nella tribolazione come nella prosperità, noi non troviamo una breccia per entrare in lui e fargli danno. Una volta il santo rimproverò uno dei compagni perché aveva un'aria triste e una faccia mesta. Voglio vedere le vostre facce. E gli disse: perché mostri così tristezza e angoscia dei tuoi peccati? Questa è una questione privata tra te e Dio. Pregalo che nella sua misericordia ti doni la gioia della salvezza. Ma alla presenza mia e degli altri, procurati di mantenerti lieto. Bello, no? Non conviene che un servo Dio si mostri depresso. C'era già la depressione al tempo di San Francesco. E con la faccia dolente al suo fratello o ad altra persona. E diceva altresì: so che i demoni mi sono invidiosi per i benefici che il Signore mi ha concesso. E siccome non possono danneggiare me, ma pensate che lucidità che aveva. Si sforzano di insidiarmi e nuocermi attraverso i miei compagni. Se non riescono a colpire né me né i miei compagni, allora si ritirano scornati. Quando mi trovo in un momento di avvilimento, bella questa, mi basta guardare la gioia di un mio compagno per riavermi dalla crisi di abbattimento e riacquistare immediatamente la gioia interiore. Va bene, qui Francesco non dice pacche sulle spalle, siate allegri, ci sono motivi di tristezza, non voleva vedere gli altri tristi, però è bello questo fatto che ho un momento mio di bassa quota, vedo il fratello gioioso, basta, mi passa tutto, perché mi faccio, come dire, è come se tirassi sulle mani, mi tiro su dalla buca perché ho visto lui, senza chiedergli il motivo della sua letizia. San Francesco, in questa continua presenza nella cella interiore in Cristo, è il santo che più di tutti, identificato a Cristo, si rivolge al Padre. San Francesco d'Assisi, quando dice Altissimo, intende il Padre, Altissimo, Onnipotente, Buon Signore. Scrive Divo Barsotti: nella misura in cui egli si identifica al Figlio, tutta la sua vita non è che un'ascensione verso il Padre, una pura lode, una pura glorificazione. Egli non conosce che la bontà di Dio. Tu sei il bene, tutto il bene, il sommo bene. Quindi non c'è niente del nulla dei domenicani. Contemporanei a Francesco, poco dopo vengono fuori Eckhart, Taulero, Suso, tutti questi della scuola renana, domenicani, i quali parlano del nulla dell'uomo e del tutto di Dio. Padre Barsotti dice: in Francesco non c'è il nulla, non è il tutto, c'è il figlio e il padre, il figlio e il padre. È talmente identificato al figlio che Francesco parla col padre direttamente. Ma perché? Perché lui e Gesù sono uno, capite? Mentre in noi, soprattutto nella donna, il riferimento ultimo è il nostro Signore Gesù Cristo, non c'è dubbio, parliamo sempre con lui, penso che voi facciate così. Francesco sì e no, nel senso che parlava con Gesù, intendiamoci. Ma poi parlava subito col padre, ma perché? Era Gesù stesso, in qualche modo, era unificato a lui, se si vuole anche una cosa un po' psicologica, no? Però è vero, è Gesù non parla con Gesù parla, il figlio parla col padre, quindi se sono identificato al figlio, parlo col padre. E nel padre tu sei pienamente coinvolto. Ecco perché Francesco vuole essere povero perché vuole possedere il figlio e parlare col padre. La vita, appunto, di Francesco è questa lode, e questa lode, questa morte di sé, dava spazio a Dio. Francesco non parla quasi mai di sé, parla pochissimo nei suoi scritti di quello che faceva.
I suoi biografi sì, ma negli scritti di pugno di Francesco non parla mai di sé, non gli interessa nulla, gli interessa parlare del Padre Eterno perché lo vede in qualche modo, perché lo ama, no? Canta il nome di Dio e San Francesco è uno che è innamorato, appunto, si dice, no? Ma in modo anche un po' originale, non dico folle, scrive il Celano. A volte si comportava così, quando la dolcissima melodia dello spirito gli fremeva nel petto, si manifestava all'esterno con parole francesi, perché aveva imparato il francese dalla mamma. La vena di ispirazione divina che il suo orecchio percepiva traboccava in un giubilo, in una maniera giullaresca. Talora, e l'ho visto coi miei occhi, raccoglieva un legno per terra. E mentre lo teneva sul braccio sinistro, metteva qua un legno, con la destra prendevo un archetto, quindi qui tenevo un legno, poi prendevo un archetto, curvo da un filo con la destra, curvo da un filo e ve lo passava sopra, accompagnandosi con movimenti adatti, come se suonasse il violino. E cantava in francese le lodi del Signore, ma se questo qui passa per strada, vede un bacchetto per terra, lo tira su, comincia a suonare il violino con questo modo. Immaginate se lo facesse il vescovo quando viene qui a trovarvi, no? Bene, spesso tutta questa esultanza terminava in lacrime e il giubilo si stemperava in compianto dalla passione del Signore. Poi il santo, in preda a continui sospiri e gemiti, dimentico di ciò che aveva in mano, rimaneva proteso verso il cielo. Ecco, sarebbe bello stare un po' con San Francesco, no? Vedere uno che passa per strada, comincia a suonare, cantare, e poi rimane lì fissato, piangendo. Era comune in Francesco d'Assisi, era la sua vita, non era così un'originalità. Ma questo era talmente vivo in Francesco che lo attaccò anche ai frati, cioè anche i frati, i primi compagni, cominciarono pian piano a vivere come lui. Ascoltate questo episodio. Francesco, unitamente a Egidio, andò nella Marca, che sarebbero le Marche, ad Ancona. Gli altri due si posero in cammino verso un'altra regione. Andando verso la Marca, esultava giocondamente nel Signore. Francesco, a voce alta e chiara, cantava in francese le lodi del Signore, benedicendo e glorificando la bontà dell'Altissimo. Tanta era la loro gioia che pareva avessero scoperto un tesoro. Gli ascoltatori si domandavano: ma chi sono questi due? A quei tempi c'era poco timor di Dio, l'amore era spento nei cuori, a tanto erano giunte la concupiscenza e l'orgoglio. Su questi uomini evangelici, perciò, correvano voci contrastanti. Alcuni li consideravano dei pazzoidi e dei fissati, altri sostenevano che i loro discorsi provenivano tutt'altro che da demenza. Uno degli uditori osservò: questi qui o sono uniti a Dio in modo straordinario e perfetto, o sono dei veri insensati, perché menano una vita disperata, non mangiano quasi niente, camminano a piedi nudi, hanno vestiti miserabili. Ciò nonostante, vedendo quel modo di vivere così austero eppure lieto, furono presi da trepidazione. Nessuno però osava seguirli. Le ragazze, al solo vederli da lontano, scappavano spaventate, nella paura di restare affascinate dalla loro follia. Bello questa ultima annotazione, no? Sta arrivando San Francesco col compagno, aiuto. Se ci vado troppo appresso, ci vado dietro. Ci vado dietro. Mollo tutto e vado dietro. Però, ecco, preferisco stare nelle mie piccole cose, la gioia è passata e non torna. Quindi Francesco ebbe un successo strepitoso per questo motivo, ma lui non lo faceva apposta, non faceva campagne vocazionali, interessava a lui di avere dei frati, tant'è che non era affatto un uomo di governo, lui stesso, lui vivente, erano già spaccati in due, eccetera, ma dovunque andava affascinava. Che cos'era questo fascino? Era questa gioia traboccante.
Ricordatevi che nel primo secolo il mondo greco-romano diventa cristiano non per le predicazioni di San Paolo, per la gioia dei cristiani, perché era un mondo decrepito, non conosceva più la gioia. Arrivano i cristiani che muoiono volentieri, mangiati dai leoni, che parlano di Dio. Arrivano questi uomini qui, adesso non proprio come San Francesco, ma circa. E tutti si facevano cristiani. In un secolo era tutto il bacino mediterraneo era cristiano, senza i mezzi che abbiamo ora. Ma come passò il messaggio? Cristo è risorto, abbiamo la vita eterna in Lui. Cristo è risorto, ma non lo dicevano così: Cristo è risorto. No, una faccia così. Sarà appunto. Oggi dovremmo dire ai nostri cristiani: ma Cristo è risorto, sì o no? Oh. È una cosa che non ci riguarda, invece per loro, per i primi cristiani, era così. Anzi, il padre Barsotti più drammaticamente dice: oggi si parla di Gesù, è un pretesto per passare ad altro. Si parla di Gesù per parlare della fame nel mondo, della guerra, degli armamenti, eccetera, eccetera. Quindi vuol dire che ciò che veramente conta sono i problemi dell'umanità. Ma non così diceva Gesù. Gesù diceva: non affannatevi delle cose del mondo, cercate il regno di Dio prima di tutto. E beh, San Francesco è uno che ha cercato il regno di Dio. Scrive Padre Barsotti: non si va oltre il Cristo, non si può nemmeno dire che vi sia un al di là, perché non c'è un al di là, c'è il regno di Dio, c'è Cristo, al di là non c'è niente. Il vero messaggio di Francesco dunque è questo punto, dicevo, e la povertà è un mezzo per arrivarci. Francesco è povero ma tremendamente felice. E non è felice perché è povero, è felice perché è umile, è umile. Attrae perché crea negli uomini la nostalgia di quello che essi desidererebbero essere. Attrae perché quando lo vedono gli uomini sentono la nostalgia della felicità perduta. La perfetta Letizia è quella, adesso non sto a leggere il brano, lo conoscete, Frate Leone, quando uno arriva nel convento, lo buttano fuori, scrivi che questa è perfetta. Se uno è contento lo stesso, scrivi che questa è la perfetta Letizia, non andare a predicare, eccetera, no? Quando noi siamo incompresi, emarginati, cacciati, ecco, è lì che vado nella cella interiore, trovo il Signore e trovo tutta la mia gioia. E questa gioia diventa comunicabile, comunicata. È una gioia che il demonio non può sopportare. Scrive Francesco. Anzi, le fonti. Questo santo assicurava che la letizia spirituale è il rimedio più sicuro contro le astuzie del demonio. Avete capito bene? La letizia spirituale è il rimedio più sicuro contro le astuzie del demonio. Quindi non c'è neanche bisogno dell'esorcista, cioè c'è bisogno nelle diocesi in realtà. Diceva infatti: il diavolo esulta, questa parola di San Francesco, il diavolo esulta quando può rapire al servo di Dio il gaudio dello spirito. Il diavolo esulta quando ci toglie la gioia, gaudio, mettete la gioia, gaudio e gioia, stessa parola. Il diavolo esulta quando ci toglie la gioia dello spirito. Egli porta della polvere che cerca di gettare negli spiragli per quanto piccoli della coscienza per insudiciare il candore della mente. Ma, diceva il santo, se la letizia di spirito riempie il cuore, inutilmente il serpente inietta il suo veleno. I demoni non possono recare danno al servo di Cristo quando lo vedono santamente giocondo. Se l'animo invece è malinconico, desolato e piangente, con tutta facilità viene sopraffatto dalla tristezza.
Per questo il santo cercava di rimanere sempre nel giubilo del cuore, anche come scelta, come scelta di vita, e di conservare l'unzione dello spirito e l'olio della letizia. Evitava con la massima cura la malinconia e il peggiore dei mali, tanto che correva al più presto all'orazione appena ne sentiva qualche cenno nel cuore. Spiegava: quando il servo di Dio è turbato da qualche cosa, deve alzarsi subito e pregare e perseverare davanti al Padre sino a che gli restituisca la gioia della salvezza. Va bene? Se siete tristi, allora andate dal tabernacolo, lasciate stare la povera madre, che poveretta, né chissà quante ne ha, vero? Andate dal tabernacolo e dite: senti, finché non mi ridai la gioia, non mi muovo di qua, fai te. Io non mi muovo, cominciate a battere i piedi, pestate i piedi, dire: mi devi ridare questo dono, perché l'ho perso per un motivo qualunque, X. Perché se permane nella tristezza, crescerà quel male babilonese e alla fine genera nel cuore una ruggine indelebile che non verrà tolta se non con le lacrime. Una volta chiamai un mio amico frate al telefono: come stai? Mi rispose: se stessi meglio sarei due persone. Ma dico: ma dove l'hai trovata questa? Me la scrivo subito, la voglio prendere. Cioè, per dire, sto bene, se non posso star meglio di così, se stessi meglio sarei due. Un frate francescano. Dico: bravo, veramente, tu sei un vero francescano. Ogni tanto la dico anch'io: come va? Se stessi meglio sarei due persone. Cioè, cosa comincia a dire? Cosa vuol dire? Bene, l'attualità non è rimandata, scusate, l'attualità. La gioia non è rimandata al domani, quando si parla della gioia eterna del paradiso, ma è una realtà odierna. Oggi, 10 marzo, io vivo e desidero questa gioia. Attenzione a cosa scrive il padre. Varsotti commenta Francesco: anche Gesù ha insegnato a dare la pace agli uomini. Camminava lungo le borgate, lungo i seminati, e mentre passava, gli uomini andavano verso di lui, accorrevano a lui, salivano sugli alberi per poterlo vedere, imploravano la sua azione, il suo amore e la sua misericordia. Così facevano anche con San Francesco. Come sarebbe bello se lo facessero anche con tutti voi. Qui questa frase è tratta da un corso di esercizi fatto ai frati francescani di Padova, ai conventuali, no? Il quale diceva: quando passava Gesù, tutti dietro andavano sugli alberi come Zaccheo. Con Francesco uguale, uguale. Quando sapevano, alcuni scappavano, ma era segno buono. Gli altri correvano, dice: e quando passate voi, cosa fanno? I santi, punto esclamativo, quando passava San Francesco bisognava chiudere i ragazzi e le ragazze a chiave in casa, perché tutti gli andavano dietro. Questo San Francesco rovinava le famiglie. Commento di Barsotti. I giovani però aspettano la vita, i giovani vogliono vivere. Perché noi non diamo loro questo senso che la vita si trova nelle nostre case religiose e questa vita si trova nel contatto con Dio? Perché gli uomini non credono e non sperano più? Perché non ci sono i santi. Ecco allora che facciamo il corso di esercizio proprio su questo. Se ci fossero più santi, Signore, mandaci dei santi, i giovani correrebbero, perché Dio è affascinante, Dio è affascinante. La cosa interessante che Divo Bersotti dice, commentando Francesco, è che questa gioia traboccante di Francesco è l'immagine perfetta di Gesù, o meglio, della gioia del Cristo. Perché noi un'immagine della gioia del Cristo nel Vangelo non ce l'abbiamo. Scrive Divo Bersotti: Francesco ci rivela un aspetto di Gesù che gli evangelisti stessi non hanno osato rivelarci.
Come scriveva Chesterton, gli evangelisti ci hanno parlato dell'umanità di Gesù che ha conosciuto la pena, la tristezza, la passione, ma non hanno saputo dirci nulla della sua gioia. Egli era il figlio di Dio e aveva certamente coscienza di esserlo, ma questa gioia che il Cristo possedette durante la vita, nella sua intimità con il Padre Celeste, questa gioia, ecco, si rivela e risplende in Francesco d'Assisi. Questa non l'avevo mai sentita. Cioè, quello che gli evangelisti non dicono, Francesco lo mostra. La gioia del figlio di sentirsi unito al Padre. Non che Gesù suonasse il violino come San Francesco, no. Aveva un'altra missione da compiere. Francesco, un'anima sensibile, questa gioia la manifesta con questa incredibile gioia, appunto, manifestazione verso il Padre. Non una qualunque gioia, quella ce l'ha anche il mondo, come ci siamo detti ieri, ma una gioia senza intermittenza, senza pause. Perché quando c'è la pausa, appunto, la faccia triste, vai subito dal Signore finché non te la ridia. Guardate, questa è una cosa seria, è una cosa bella questa, perché non l'avevo mai sentita. Francesco, l'interpretazione visibile, plastica, della gioia di Gesù, che non abbiamo dai Vangeli. Perché in effetti Gesù piange 3 volte nel Vangelo, soffre innumerevoli volte, quando scaccia i mercanti è pieno anche di sacro furore, ma appunto... Quando andava di notte o nella preghiera al Padre, boh, non si sa niente qua, nessuno dice niente, ma esultò di gioia nello Spirito Santo. Ecco, c'è questa piccola riga, c'è questo dettaglio, sì. Infatti, no, poi anche nell'ultima cena in realtà dice ora la mia gioia è al colmo, però non... come dire, non mi sembra non riesco a vederla con gli occhi. Quando gli uomini videro Francesco, videro una cosa nuova che veniva da Dio. E dicevo prima, furono tutti presi dalla nostalgia dello stato di Adamo ed Eva, prima del peccato, perché Francesco la faceva vedere. E Divo Barsotti, questi frati francescani, dopo questa meditazione, concludeva dicendo: un francescano triste è la creazione più assurda che si possa pensare. Poveracci sti francescani qua. Il problema è che la gioia uno da solo non se la può dare, come diceva Don Abbondio, il coraggio uno non se lo può dare, o ce l'hai o non ce l'hai, quindi io non posso eccitarmi alla gioia. Cosa faccio? Il pagliaccio? Comincio a fare delle sceneggiate? Ve ne accorgete subito poi se faccio finta, perché poi mi dite una parola pungente, subito io perdo la pace, eccetera, oppure se è una qualcosa di artificiale dopo un po' cade, diciamo, no? Appunto, allora, siccome uno non se la può dare, deve darla a Dio, e che gioia è? Questo è quello che si diceva ieri: vi lascio la pace, vi do la mia pace. L'accoglienza del Cristo risorto in noi nella Santa Comunione e lasciato lì e mantenuto con la preghiera costante, eccetera. Però è anche vero che bisogna chiederla. Francesco ci insegna ad andare al tabernacolo e chiederla. Quindi potremmo dire che una riflessione su San Francesco porta anche una preghiera di questo genere, no? Scrive Divo Barsotti: un San Francesco trova tutte le porte aperte perché in lui ogni polemica è superata, ogni divisione è vinta nell'unità dell'amore, che è pienezza di ogni bene nel cuore dell'uomo. Non ha resistenze. Con Francesco, come dire, la gioia che ha dentro viene subito fuori. Diversa da San Serafino di Saro, un pochino diversa. San Serafino di Saro ha la luce della risurrezione. Francesco è l'uomo con le stimmate, si diceva ieri, no? Ma non perde questa gioia, anche, anzi, vedendo Francesco e vedendo le stimmate, io capisco anche sovrabbondo di gioia in ogni tribolazione. È molto convincente. L'ultimo punto che voglio riflettere con voi è il senso della preghiera di lode. La preghiera di lode in San Francesco.
In San Giovanni della Croce, nei suoi scritti, tante volte c'è il senso della bellezza di Dio, ma Giovanni della Croce si ferma all'ammirazione, come uno che guarda una bella cosa e la ammira. Francesco, invece, di questa bella cosa, la prende e la restituisce a Dio in un creato riunificato. È come San Serafino di Sarov, tutto ritrova pace in lui, tutto ritorna nell'unità. I pesci, no, gli uccelli appunto ai quali il lupo, famoso lupo che ammansisce, gli animali, la creazione, tutto torna a lui. Il creato segue Francesco. Non solo gli uomini che lo vedono, gli vanno tutti dietro, tant'è che ha dovuto fondare il Terzo Ordine, lo sapevate questo no, apposta, perché l'ha fondato vicino a Firenze, tra Firenze e Siena, perché c'erano marito e moglie, gli andavano dietro e gli dicevano: non potete venire perché ci sono i frati e le suore, voi cosa fate? E noi vogliamo venire. Allora lui fondò l'ordine dei penitenti, il primo terzo ordine fondato al mondo. Cioè, gli andavano talmente dietro che anche gli uomini sposati lasciavano le loro abitazioni. Cioè Francesco, dicevo, fa, come dire, unione con tutto il creato e rende lode al Padre. Il creato lo segue, scrive, e dunque, è una citazione delle fonti: non meravigliamoci se il fuoco e le altre creature talvolta gli obbedivano e lo veneravano. Noi che siamo vissuti con lui abbiamo visto quanto amava le creature, quanto godeva di esse. Il suo spirito era preso da tanta tenerezza e compassione che non voleva fossero trattate duramente. Parlava loro con gioia, parlava con i vermicelli, no? Avete presente quando trova il vermicello? Dice: guarda, tu non devi stare qui, sennò ti pestano. E poi tu sei sacro perché c'è il salmo vermiciattolo di Israele, dice Isaia. Insomma, parlava col verme, diceva: devi stare sul ciglio della strada, ma con tenerezza, quella che non gli piacevano i topi, i ragni, eccetera. Quando vede un ragno in casa, in camera sua, c'era, gli deve parlare con tenerezza, come San Francesco. Parlava loro con una gioia che lo pervadeva nel cuore, come se si trattasse di essere dotati di ragione. E sovente in questi casi era rapito in Dio. Aridai, questo vede il vermiciattolo e parte subito. Ma faceva così Francesco: vede l'erba, laudato sì, mio signore, per sora erba. Vede l'acqua, laudato sì, mio signore, per sora acqua. In lui era pacificato, era tutto concorde, non c'era più lite, non c'era più. Che uomo, ragazzi, che uomo, che uomo. In lui aveva fatto l'unità tra il creato, l'uomo e Dio. Il peccato invece crea dualismo. Adamo ed Eva, dopo il peccato, cominciano subito: è colpa di Eva, è colpa di Adamo, è colpa del serpente, è colpa di Tizio, è colpa di Caio. Quest'unità del creato. In questo caso allora Francesco appare realmente re del creato, ma non re padrone dominatore, pacificatore. Quindi il cristiano ha questo compito di essere re del creato, però possedendo le cose con il distacco di Francesco, o meglio, Francesco porta a Dio ciò che ha ricevuto. Nella mia parrocchia, quando io ero un bambino, morì una ragazzina di 16 anni di leucemia. Io avevo 12 anni, 13. Se ne parlò molto in parrocchia perché era una brava figliola, una ragazza molto di chiesa. Trovarono nel suo cassetto degli appunti, poesie e pensieri, ne fecero una pubblicazione e uno dei pensieri che mi è rimasto impresso, che adesso vi cito, parla proprio di questo. Il pensiero è questo: dicono che la vita sia un dono, cioè il dono della vita, no? Punto. Per me non è vero. Punto. La vita è un prestito. Basta.
Ho riflettuto e mi sono detto, ma realmente la vita è un prestito? Perché se tu mi presti un libro, io te lo devo restituire. Se mi regali un libro, posso anche buttarlo nel cestino. Visto che io devo ridare la vita a Dio, sì signore, quando morirò la mia vita gliela devo comunque ridare, nel bene o nel male. Anzi, gliela devo restituire abbellita. Ecco il senso della parabola dei talenti. Mettiamo, tu mi presti un libro e io te lo restituisco, magari a mezzo rotto in alcune pagine, te lo rimetto tutto a posto, te lo abbellisco e te lo restituisco. Tu sei contenta perché ricevi di nuovo il libro tuo, però più bello di quando me l'hai dato. Allora credo che questa ragazza avesse ragione. Io ricevo la vita e la devo tenere come un prestito. Non devo fare quel che voglio della mia vita, non devo buttarla via. Ecco i peccati è faccio della mia vita quello che voglio. In fondo è quello, no? Pensate anche al mondo dei rapporti tra di noi, marito e moglie, eccetera. No, io devo, ho ricevuto la vita sacra, la devo restituire, abbellita. Questo è verissimo in San Francesco, cioè tutto quello che lui vede, dal vermiciattolo al fratello, al povero, al lebbroso, a chi volete voi, entra subito nel suo mondo, lui lo prende e lo restituisce a Dio, non lo tiene per sé, non gli interessa di sé. Francesco non si guarda, lo porta subito a Dio. Francesco porta a Dio ciò che ha ricevuto e soprattutto, vi direbbe, il figlio di Dio porta al Padre il figlio che riceve nella messa, ma qui parte tutta un'altra filone, dare Dio a Dio, restituire il figlio nella messa, il sacerdote riceve il corpo di Cristo e lo restituisce con se stesso e con tutti i fedeli. Cioè, in questo modo, vedete, è una restituzione. Ricevo Gesù e lo offro al Padre, ma ci sono anch'io dentro, e Gesù è riconciliato, è ricostruito, purificato dai miei peccati. Dunque, vedete, in Francesco prevale questo amore, questo amore per Dio, per la creazione, per gli animali, per tutto. Bene, io ho terminato con San Francesco, però vi lascio un passo se volete fare un po' di lectio divina sui passi che vengono dati, perché c'è anche un po' di meditazione. Capisco che uno dovrebbe andare a prendersi le fonti francescane e rivedere questi punti, questo potete farlo, però ho segnato qui. La lettera ai Filippesi, capitolo 4, i versetti dal 4 al 9. Se fate un po' di adesso, non so, di meditazione, se la fate, e un momento di preghiera, se potreste fare questa lettura di San Paolo che parla la vostra affabilità sia nota a tutti, con l'eco un po' di San Francesco, perché appunto abbiamo parlato di lui, di quello che vi è entrato un po' in testa, delle impressioni che sentite di dover far vostre, e magari finite questo momento di adorazione, di lectio, con il Salmo 139. 139, vi dico le parole iniziali, perché se a volte 139, 138. Il famoso Salmo, Signore, tu mi scruti, mi conosci, tu sai quando mi segui, che inizia con le parole, Signore, tu mi scruti, mi conosci. Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo. Ecco, in questo modo la lezione su San Francesco forse può avere più frutto perché mettiamo anche la nostra meditazione davanti a Dio. Va bene? Allora, se ieri parlavo di palle di fuoco nel monastero, adesso parlo di sorelle che vanno davanti al tabernacolo e battono i piedi, dico, finché tu non mi dai la gioia, il gaudio spirituale, non me ne vado di qua. Chissà che confusione, vero? Che si crea in cappella, che si fa. Ma che bella vita però, questa è veramente bella vita, che il Signore ci dia di viverla come i santi ci hanno insegnato. Bene.